L'EcoCasa nasce nel 2020, ma oggi finalmente abbiamo inaugurato i nostri nuovi uffici qui in via Virgilio 31 a Pesaro, quindi se siete in zona veniteci a trovare. L'EcoCasa si occupa dell'edilizia a 360 gradi. Facciamo dallo studio di fattibilità del progetto, quindi la parte tecnica, alla realizzazione delle opere con delle imprese specifiche in questo settore. Collaboriamo con 5-6 imprese del territorio, alla parte burocratica amministrativa. Quindi in questo modo il nostro cliente ha un unico interlocutore. Grazie a noi gli amministratori di condominio e i vari clienti non si devono interfacciare con tutte le figure che entrano nel cantiere, ma hanno una soluzione con chiave in mano con un unico interlocutore, in questo caso l'EcoCasa. Nasciamo nel 2020, ma in realtà abbiamo una storia trentennale alle spalle, perché l'EcoCasa è formata da un'impresa edile, la Pesaro Casa, che anche lei è qui del territorio pesarese da oltre 30 anni, e Michele Visconti, uno studio tecnico in direzione tecnico e sicurezza del cantiere. L'EcoCasa è riuscita negli ultimi anni a realizzare oltre 30 condomini di una notevole importanza sulle 20-30 unità immobiliari a condominio. Il nostro core business sono i condomini, il rifacimento esterno delle facciate. Ci stiamo affacciando negli appalti pubblici, ci siamo certificati SOA OG1 categoria 4 e ISO 9001. Questo ci sta permettendo di gareggiare agli appalti pubblici sia nel pesarese sia nella provincia di Pesaro Urbino. Terzo e ultimo settore, ma non per importanza, ci stiamo affacciando all'immobiliare. Cosa consiste? Nell'acquisizione di edifici, ristrutturazione, divisione in varie unità immobiliari e rivendita. L'abbiamo fatto in passato e lo stiamo rintraprendendo in questo momento. La nostra forza principale è quella del condominio, quindi la riqualificazione estetica e riqualificazione energetica dei fabbricati dei condomini. E sono oltre 30 anni che ci occupiamo di ristrutturazione, tra virgolette, dal punto di vista estetica. Con gli ultimi incentivi e con le ultime proposte abbiamo ampliato il nostro raggio d'azione e ci siamo spostati anche alla riqualificazione dal punto di vista energetico, perché comunque sarà il futuro, cioè è già il futuro, anche con il discorso Casa Green Europa che ci obbligherà a riqualificare gli immobili, e dovremmo sicuramente realizzare interventi ecosostenibili, e che potrebbe essere gli infissi, le caldaie, il cappotto, comunque una riqualificazione energetica. E noi come impresa ci siamo, sono già alcuni anni che lo stiamo facendo, anche prima che uscissero le normative, ma soprattutto in quest'ultimo anno, sfruttando le possibilità date dal bonus 110%. La struttura è formata da quattro persone, due quote giovani, io li chiamo, che sono gli elementi proprio trainanti della struttura, e due quote un po' più mature, per non usare altri termini, con almeno un'esperienza trentennale alle spalle. Quindi la fusione di questi quattro elementi ha dato origine all'EcoCasa, che poi, collaborando con altri geometri e collaboratori interni, ragionieri, il commercialista e soprattutto le imprese subappaltatrici esterne con le quali collaboriamo e collaborano, nel senso che è impensabile che da soli si possa realizzare un volume d'affari come quello che è stato realizzato negli ultimi anni. Ditte che prendono da noi in appalto le opere, le realizzano, tutta la parte tecnica riferita alla direzione lavori, alla sicurezza, nella quasi totalità dei casi la svolgo io, in tante altre situazioni invece collaboriamo con tecnici specializzati. E la struttura, il basamento dell'EcoCasa è dato da tre punti fondamentali, che sono la ecosostenibilità, sono l'innovazione tecnologica e l'etica. Etica sulla base della quale è fondata proprio la nostra società.